Sono tante le discariche, non soltanto in Abruzzo ma in tutta Italia. Devono essere assolutamente bonificati o messi in sicurezza, perché è un messaggio fondamentale. Bussi è uno di questi. Mentre dal governo viene ribadita la volontà a far sì che si accelerino i tempi per la bonifica della discarica dei veleni di Bussi sul Tirino in Val Pescara, come abbiamo ascoltato dal sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo, la regione Abruzzo rappresenta una best practice in Italia per la messa in sicurezza delle aree contaminate fuoriuscite dalla procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. A Lama dei Peligni il sottosegretario Micillo e il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, il generale Giuseppe Vadalà, hanno visitato la discarica di Colle Cieco. Abbiamo pagato circa 1.600.000 euro soltanto per questa discarica. Immaginatela per 83 i siti di infrazione europea, immaginatela ancora più ampia per i siti di interesse nazionale che sono circa 41 e 170.000 ettari. È una parte di territorio che dobbiamo restituire ai cittadini o ai legittimi proprietari. Si tratta di uno dei 12 siti abruzzesi bonificati. Ne manca l'appello soltanto uno, che si trova in territorio comunale di Vasto. Erano 13 siti che da questo contenzioso iniziato nel 2014 con una sanzione, ricordiamola, di 46 milioni ogni semestre che l'Italia pagava, è andata prima del tempo, ha precorso un po' i tempi, positivamente ovviamente. Ne rimane solo uno, quello di Vasto, Vallone Maltempo, dove ci sono delle criticità su cui stiamo lavorando, però devo dire che si restituiscono pezzi di territorio importanti alla cittadinanza, al comune, vengono disinquinati e quindi questo è un fattore positivo. Un risultato ottenuto grazie a un lavoro sinergico, ha evidenziato l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli. L'interesse di questo governo regionale è quello di puntare assolutamente a ridurre la quantità di rifiuti. Rifiuti zero non esiste, però stiamo lavorando in tal senso affinché possiamo rispettare quelle che sono anche le direttive della Comunità Europea, ossia quella dell'economia circolare. Quindi ci vuole la collaborazione da parte di tutti, da parte di chi oggi ha un ruolo istituzionale, ma ci vuole la buona volontà anche da parte dei cittadini nel capire che comunque la natura, l'ambiente è di tutti quanti noi. Una bomba ecologica è stata disinnescata, ha detto il sindaco di Lama dei Peligni Andrea Di Fabrizio durante l'incontro in municipio. È stato lui a guidare la delegazione che questa mattina ha visitato la discarica di Colle Cieco. Si trova su questo sentiero che è alle mie spalle, come mostrano le immagini girate da Antonio D'Ottavio. Una discarica comunale, costruita negli anni 80 e poi censita come discarica abusiva, e poi chiaramente l'avvio di tutto l'iter di sanificazione di quel sito così pericoloso. Aveva un'estensione superiore a un ettaro, l'accesso difficilissimo, il carico di materiale inquinante, soprattutto la vicinanza al fiume Aventino. Quindi il comune di Lama dei Peligni, nel Parco Nazionale della Maiella, che si trovava sul suo territorio una bomba, chiamiamola ecologica.